Cartelli di protesta contro l'amministrazione comunale appesi a quasi tutti i negozi, vecchi e nuovi, tranne quelli chiusi, circa 7 in tutto. I commercianti di via Marco Peregno sono sul piede di guerra per svariati motivi, tra cui la chiesa di Laurentino e Pergentino chiusa e poco accessibile, di fronte l'area dell'ex distributore di benzina bonificata ma lasciata sterrata, recintata, senza destinazione d'uso, delimitata da una rete verde e abbandonata a se stessa nel più ampio degrado. Niente, qui c'è un grande malcontento, perché a parte il fatto che questa amministrazione quando si è insediata, io sto parlando qui a livello ristretto, noi siamo davanti alla chiesa di Piergentino e Laurentino, si sono presentati dicendo che avrebbero fatto quanto prima i lavori, perché questo è uno scempio davanti a questa chiesa tenere una situazione del genere. Avrebbero fatto i lavori e ci avevano promesso anche un po' di parcheggio, perché se a noi non ci danno la possibilità di lavorare, visto che le tasse si pagano, la gente non si ferma, perché appena qui si ferma una macchina, va bene, è vero che non si potrebbero fermare, però appena la macchina si ferma i vigili fanno la multa, va bene? E così non si fa, perché se te a un negozio, a un esercizio, non gli dai la possibilità di lavorare, va bene, la gente non si ferma, si chiude, dopo voglio vedere l'amministrazione dove va a prendere i soldi. Capisce? L'amministrazione o le istituzioni in questo caso. Allora, questa strada è in abbandono totale. Qui davanti sono questi cassonetti che fanno anche schifino, va bene? Per noi non hanno fatto niente. Quando si spendono i soldi, a mio avviso, in delle cose, diciamo, orribilanti. Ad esempio? I castiga, una cosa oscena, oscena a mio avviso. Io penso che questa amministrazione abbia speso dei soldi per fare questa mostra, va bene? Ecco. La gente qui, ma non solamente noi esercenti, anche la gente normale. Ora voglio vedere i nostri clienti che dicono: io non mi fermo più perché se qui io ci prendo la multa o ad un certo punto non mi posso fermare perché non c'è posto, vado a fare la spesa o alla grossa distribuzione, visto che alla grossa distribuzione gli viene fatto tutto, gli viene concesso tutto. A noi no, forse sarà perché noi non siamo voce in capitolo e in questo forse ha un po' di colpa anche le nostre associazioni, diciamo, perché cioè, noi si sta qui dalla mattina alla sera e si lavora. E loro che ci dovrebbero tutelare, qualche volta, insomma, non è che sono molto molto all'altezza. Niente. Ecco perché tutti i negozi hanno Hanno appeso questo discorso qui. Noi abbiamo fatto diverse riunioni, abbiamo invitato sia l'assessore, ora non voglio fare nomi, in ogni modo se preferisco non farli, allora le più alte cariche istituzionali del comune, va bene? Non diciamo i nomi, va bene? Non si sono presentati assolutamente, assolutamente. Cioè, io dico, noi che siamo? Non siamo cittadini di serie B, forse siamo di serie C, capisce quello? Era questo non va assolutamente di bene. serie D come l'Arezzo. Sì, bravo, non lo volevo dire come l'Arezzo, anche perché sono un tifoso, però Peccato, avete capito, anch'io. da interregionale, e questo non va assolutamente bene. E allora di conseguenza noi abbiamo preso questa iniziativa, ma noi non ci fermiamo qui, sia ben chiaro, Cioè, è bene che questi signori che stanno su a Palazzo Cavallo, noi non ci fermiamo qui, Cosa siete assolutamente. disposti a fare? E stiamo facendo le riunioni per arrivare a, diciamo, anche a qualcosa di più eclatante, sempre nei limiti del normale, perché noi siamo persone, però stiamo cercando, stiamo valutando altre soluzioni. È tutto qui. Io proprio ho una bella visuale qui davanti che si può anche riprendere, che naturalmente hanno lasciato la zona tutta abbandonata. Noi qui abbiamo problemi di parcheggio, perfino ci hanno messo queste due transenne e io per scaricare la mattina è una cosa impossibile, mi tocca andare in divieto di sosta. Per questo la situazione è veramente poi. C'è zanzare, cioè, non vengono mai a pulire la strada, cioè, la cosa veramente oscena qui in via Marco Peregno, E veramente. di fronte c'è insomma l'area dove c'era un distributore. Sì, che cioè, praticamente a noi ci basterebbe che La potrebbero aprire? aprire e dare la possibilità ai nostri clienti di andare lì a parcheggiare, anche se non fanno niente, ci si pensano i commercianti ad andare pulita, al limite, se proprio non ci fossero i soldi. E poi dietro c'è una chiesa che Una è chiesa, sì, uno sì, è una cosa strumento storica, prezioso della città di sì, Arezzo. per questo cioè, valorizziamo questa città. Questo Sì, chiedete, per questo sì, insomma, siete in sì, sì. protesta. L'illuminazione è uguale, cioè, in tutte le strade hanno fatto illuminazione
forte e tutto, e qui è proprio zero. Cioè ci vengono, sono 10 anni, 15, che si batte per questo parcheggio, niente, niente. Ma che vi hanno detto? Vi hanno detto e niente, sì sì, c'è questo progetto in comune, però non viene mai passato. Anzi, ora hanno detto almeno che c'è questo progetto che è area verde e basta, senza parcheggio. Ancora peggio, perché così hanno i negozianti, piano piano ci fanno chiudere. La situazione è questa, perché la gente trova il posto, preferisce andare dall'altra parte invece che qui, fermarsi qui. Sinceramente io sono qui da 6 anni, però ultimamente c'è un po' di problemi, perché è da tanto che stiamo facendo delle richieste all'assessoria, all'amministrazione comunale, perché riguardo la strada, insomma, perché questa via purtroppo, col fatto che la priorità primaria è il fatto che della svolta da Casentino, sinceramente, che non possono girare lì, noi negozianti abbiamo anche premio, paghiamo le tasse come il centro, come tutti i posti, e quindi questo fatto che la svolta non, la gente non può girare, un po' il commercio ci danneggia. Dall'altro, ora il periodo purtroppo c'è anche un po' di crisi. E poi anche perché mi sembra una via un pochino dimenticata per la pulizia delle strade. Ora noi commercianti siamo sinceramente una via molto unita, ci vediamo spesso e facciamo delle nostre iniziative, delle feste per cercare un attimino di dare una mossa al movimento, al commercio. Sì, nella estate. Sì, sì, come si è fatto l'Orange Night a giugno. Noi ci impegniamo, noi commercianti, però una piccola mano dell'amministrazione comunale, visto che tanti anni che facciamo richieste, conferenze stampa, richieste, e sinceramente non si è visto nulla. Quindi siamo un pochino arrabbiati, sinceramente. Cartello di protesta attaccato. Cartello di protesta, sì, come tutti noi commercianti. Spero che di smuovere qualcosa, insomma. Noi siamo qui e speriamo che tutti insieme si cerca di trovare una soluzione per tutti quanti, che sia giusta per il commercio. Noi abbiamo fatto degli incontri con l'amministrazione comunale l'anno passato, più incontri venendo con gli assessori del momento, e praticamente ci hanno promesso delle piccole cose. Queste piccole cose promesse non sono state fatte, sicché per noi è una mancanza di rispetto. Certo. Si può sapere, insomma, quali sono le vostre richieste? Ma le nostre richieste partivano da piccole cose, perché essendo che non ci sono soldi, noi siamo stati, come so dire, buoni, perché è inutile poter spendere soldi quando non ci sono. Abbiamo chiesto dei cartelli per indicare i parcheggi, abbiamo chiesto la pulizia della strada una volta al mese del lunedì mattina, stata concordata di fronte ai giornalisti che erano presenti in quell'edizione all'hotel Minerva, e più si era chiesto la pulizia dei lampioni, cose che l'assessore disse che le faceva non sono state fatte. Mi sembra che si è chiesto cose semplici. Semplici. C'è anche quell'area sterrata, insomma, accanto alla chiesa, che potrebbe essere utilizzata diversamente? Sì, l'area sterrata davanti alla chiesa, ci buttano siringhe, ci buttano sporco, ogni cosa. Penso che se ci fosse stato fatto un piccolo parcheggio, qualcosina, tutta la strada ne beneficerebbe. Noi si è provato l'anno passato di farci mettere dei giochi per bambini, però anche lì abbiamo avuto difficoltà per poterle fare, sono passati 3 mesi prima di portare in opera questa cosa. Al momento che è stata fatta era inverno, sicché non avevo dato dei risultati. Pensate a nuove iniziative per attirare la cittadinanza in questa zona? Ma noi iniziative cerchiamo di trovare iniziative che siano giuste e semplici. Certamente il problema fondamentale è che se il degrado della strada continua, pian piano non verrà anche delle cose che non vanno bene, tipo può essere delle ambientazioni diverse, nel senso che qui siamo cittadini in un certo modo, negozi in un certo tipo, può venire negozi o attività non poco serie, questo è il nostro problema, perché quando il degrado aumenta, come è successo in alcuni punti, succede che degrada anche l'attività. Certo, infatti abbiamo visto già diversi cartelli di chiusura, di vendite, di saracinesche abbassate che non si rialzano, insomma voi qui avete un'attività di qualità, di artigianato, e cercate, insomma, di difendere la qualità di tutta la strada. Sì, ma la qualità è una cosa che praticamente
è importante per tutti quanti, per il cittadino, perché ci abita, perché se nella strada c'è qualità si vive tutti meglio. Qui in quest'anno ha chiuso sei negozi in questo pezzo di strada che hanno chiuso, sicché se in questi negozi ci va attività poco serie ne risentiamo tutti. Una cosa che noi abbiamo fatto l'anno passato, che non è stata nemmeno presa in considerazione, abbiamo fatto 1700 firme per avere un incontro per la svolta o la rotonda giù al semaforo di via Don Minzone con via Fiorentina, non siamo stati nemmeno presi in considerazione, nemmeno come, perché abbiamo presentato agli assessori, depositata. Questa è una cosa che ci fa male, perché piuttosto ci dite no, non si può fare, se ne parla, se ne discute, ma la presa non in considerazione è una cosa che non va bene. Vuol dire che l'amministrazione vuole del degrado di questa strada per andare a delle altre vie e portare avanti altre cose, come può essere l'area Lebole e altre cose vicine a noi. Questa è una cosa che secondo me purtroppo è la realtà. Quando gli interessi si spostano in altre direzioni, la strada non viene considerata. E penso che 1700 firme di cittadini non è che sia un grande numero, ma nemmeno poco. Almeno una risposta sia il minimo che noi si pretende, perché il fondamentale secondo me è il rispetto. Noi si porta rispetto a loro, è giusto che loro possano riportare rispetto a noi. Poi se ne parla, le cose non si possono fare tutte, però è importante ci sia un dialogo. Noi in questo momento facciamo delle manifestazioni perché il dialogo col comune non c'è più. Prima aspettiamo i fatti e poi riapriamo il dialogo, perché finché non ci sono i fatti noi il dialogo non si chiude. Beh, il problema di questa strada è il traffico, che da quando ci hanno tolto la svolta dal Casentino è calato tantissimo. La strada che è mal tenuta, posteggi non ci sono, i vigili che non passano mai a guardare dove le macchine sono anche fuori posto, per cui insomma... Abbandonati? Sì. Abbandonati. L'amministrazione? Io sono 20 anni che sono qui, 20 anni che si parla delle stesse cose, sono cambiate giunte, ma il risultato è sempre quello, niente. Ecco, dove c'era il distributore adesso c'è un'area sterrata, inutilizzata. Mm-hmm. Secondo lei cosa sarebbe utile? Ma sarebbe utile, a noi ci piacerebbe il posteggio, però io so che ci dovrebbero fare un'area verde, al limite va bene anche l'area verde, l'importante è non la tenere così, perché è veramente è brutta, insomma, via. Certo. Iniziative prossime, sarete sempre tutti insieme nel volerle fare? Spero di sì. Gianmarco Peregno, c'è anche l'Arrotino e anche lui è in protesta con l'amministrazione. Sì. Perché? Perché non abbiamo fatto delle riunioni e non, praticamente non vogliono mettere più la svolta al semaforo verso via Marco Peregno e via Fiorentina. Per voi è importante? Quindi qui è importante per i negozi, è anche un periodo un po' di crisi, quindi cerchiamo in tutti i modi di far rimettere la svolta verso Marco Peregno. Ecco, com'è la situazione qui dal punto di vista del traffico? Ma il traffico rispetto a prima è molto calato. Il traffico, poi magari se mettessero anche qualcosa per rallentare, le macchine stanno andando qui, passano velocissime le macchine, una superstrada è diventata una superstrada, è anche pericolosa, perché stiamo cercando un po' di rimettere le cose in sesto, però non ci ascoltano, ecco. Non vi hanno ascoltato? No, praticamente ci hanno ascoltato, ma insomma fanno come vogliono. Siamo nel primo tratto di via Marco Peregno e rincontriamo Federica Idee in testa. L'avevamo lasciato vicino, insomma, all'incrocio del campo scuola. Avete completato il trasferimento del negozio, vi trovate in questa zona. Come sta andando? Per adesso molto bene, oggi è il primo giorno di apertura e per adesso abbiamo iniziato abbastanza bene, vediamo come andrà avanti. Senti, perché avevate organizzato questo trasferimento di negozio, sempre sulla stessa strada in un locale diverso? Il locale è molto più grande, più spazioso, quindi insomma dà la possibilità di fare un tipo di lavoro diverso e questa parte della strada è un pochino anche più visibile, insomma più centrale rispetto a dove eravamo prima. Senti, secondo te ci sono problematiche in questo tratto di strada? Le problematiche sono più o meno quelle che sono nel tratto di strada superiore, quindi comunque un occhio di riguardo per la viabilità, appunto ripristinare al solito la circolazione al semaforo di via Fiorentina in modo tale che ci possa essere più,
più transito anche da questa parte, e appunto la sicurezza della strada è sempre quella importante. Più o meno insomma tutte le zone periferiche hanno le stesse poi problematiche. E poi insomma le scoprirai da oggi in poi. Esatto. Le problematiche di questa strada sono chiare da anni. Tanti anni? Sì, da almeno 15 anni. Che sì, dopo che sì, una quindicina d'anni fa è stato rifatto tutta la pavimentazione, anche le condotti sotto il piano stradale, certo. Da quel punto lì non è più stato fatto nessun intervento neanche di manutenzione ordinaria, quali avrete sentito altri, diciamo, i miei colleghi, che quali sono l'arredi urbani. Ma l'arredi urbani basta, non è che vogliamo le panchine, le fioriere o quant'altro, basta, che ne so, vedere in che stato sono ridotti i lampioni, ecco, per rendersi conto, almeno una manutenzione, una mano di vernice, che so, ai lampioni, quella penso che si potrebbe, ecco, tranquillamente fare. Può rendere più accessibile quella chiesa, che è una perla della città di Arezzo, Laurentino e Pergentino anche? Sì, io non voglio entrare in questo merito, poi l'ufficio addetti saranno loro valutare, valorizzare quello che è quella chiesa e quant'altro. Però perlomeno noi, che ne so, chiedevamo almeno di essere considerati, che ne so, che passassero magari a pulire la strada, facessero attenzione anche qui sul ponte sopra il torrente Castro, quando è in primavera, che ci sono dei pericolosi alberi con delle spine lunghe anche 5 cm che sporgono dalla rete verso il marciapiede. Ecco, quello è veramente anche una situazione pericolosa, che fossero attenti a queste piccole cose. Non chiediamo, raramente si sono visti interventi, giusto se ci siamo mossi noi, allora magari di propria iniziativa, di nostra iniziativa, siamo riusciti a fare qualcosa. Però interventi da parte dell'amministrazione, poi mi posso sbagliare, loro sono ovviamente, io, questo è il mio punto di vista, poi loro possono replicare ovviamente, ecco, dicendoci, esponendoci quello che nel frattempo secondo loro è stato fatto, che ecco, noi magari non siamo stati attenti, non abbiamo visto. Questo è il discorso. È difficile poi dare spiegazioni ai turisti del perché questa chiesa sia chiusa tutti i giorni e apra un'ora a settimana per una messa. Difficile anche spiegare ai turisti, ma soprattutto agli stessi commercianti che con le loro vetrine cercano di attrarre clienti, del perché quell'area non possa diventare o una zona verde pubblico o un ampio parcheggio. Cartelli di protesta ci sono perché la zona è stata completamente abbandonata ormai da più di 10 anni. Noi siamo stati sacrificati per la realizzazione delle zone limitrofe, prima l'Ipercop, poi la zona dei cinema, adesso parlano dello sviluppo dell'area Lebole, e qui di fatto non viene fatto nulla per chi sta in mezzo. La protesta nasce soprattutto dal fatto che noi l'anno scorso abbiamo incontrato l'assessore Dringoli e avevamo avuto la promessa della pulizia della strada, dalla manutenzione dei lampioni, l'indicazione delle aree di parcheggio, varie piccole cose che ci sono state date per garantito, come la risistemazione dell'area antistante la chiesina di San Laurentino e Pergentino. Tutto questo non è stato fatto, a più di un anno non è stato proprio niente di niente, veramente siamo stufi, stanchi. Oltretutto la rotatoria che da 12 anni ci è stata promessa al campo scuola, noi la viviamo come una presa in giro per le nostre attività, che ancora stanno andando bene, ma che vediamo lentamente soffocare da una burocrazia che favorisce nuove aree di sviluppo, nuovi interessi, che poi porteranno davvero questo grosso sviluppo economico d'Arezzo? La domanda è
cioè la risposta è boh a questa domanda, non si sa veramente. Noi siamo contenti attualmente del lavoro che stiamo facendo, vorremmo che le nostre attività avessero anche l'opportunità di continuare a progredire e continuare soprattutto a lavorare. E per questo chiediamo veramente al sindaco una risposta concreta. Noi pretendiamo delle risposte per la nostra strada che è stata veramente abbandonata. Ecco, a proposito dell'area, insomma, sterrata, dove c'era una volta il distributore di benzina, poi l'area è stata bonificata e adesso non è praticamente accessibile. Che cosa sarebbe utile secondo lei? Sarebbe utile che venisse fatto o un parcheggio per la chiesa stessa, comunque quella chiesa è senza un'entrata ed è un monumento storico di Arezzo, uno dei più importanti. Abbiamo visto il sindaco spendere centinaia di migliaia di euro per portare qui opere straniere, benissimo per la cultura, siamo tutti contenti, ma le nostre opere d'arte, chi le valorizza? Quelle sono ad Arezzo rimangono. Noi vogliamo più propaganda, più investimenti per le nostre opere d'arte. Insomma, la chiesa di Laurentino e Pergentino non ha un accesso di fatto e di fronte c'è quell'area sterrata, insomma, abbandonata. Quella che noi affettuosamente chiamiamo il pollaio. Attualmente è stata abbastanza ripulita perché dopo la Orange Night avevamo chiesto al comune di poter mettere provvisoriamente i giochi per i bambini e ripulire. Anche qui è stato un po' un problema, alla fine dopo mesi di attesa hanno fatto mettere questi giochini a fine estate. Però hanno lasciato l'area attualmente chiusa, ci buttano di tutto e il brutto è veramente che non c'è l'accesso alla chiesa, quindi va risistemata. Assolutamente, però insomma abbiamo visto l'area interna, questo recinto è abbastanza pulita grazie ai cittadini della zona? Beh, sicuramente grazie ai cittadini della zona, qualche pensionato di buona volontà che di sua iniziativa va, pulisce, toglie le erbacce, non possiamo certo dire grazie al comune. Circa una ventina di giorni fa avevamo visto degli operai, ma poi sparito tutto e non abbiamo più risaputo niente. Comunque l'apertura del recinto potrebbe permettere anche l'accesso agevole alla chiesa? Sicuramente permetterebbe il passaggio alla chiesa e poi darebbe anche modo di creare qualcosa di utile, non veramente del pollaio. Abbiamo addirittura provato a metterci un gallo ma ce l'hanno rubato e quindi vabbè. Non funziona nemmeno come pollaio? Non funziona neanche come pollaio. Questo è praticamente il confinante di quest'area che vediamo. Quali sono i problemi che ci sono? Problemi niente, si vedono da soli, è totalmente degrado sia insomma, il piazzale che il marciapiede che proprio non esiste più, macchine parcheggiate, è diventato niente. Per i rifiuti e niente, sì, mille anni fa sicuramente era meglio. La prossima volta niente, bisogna sistemare tutta la zona al più presto possibile. Che cosa sarebbe utile secondo te qui? Qui un piazzale, un parcheggio per la chiesa, un giardino. Il giardino c'è già da parte di là, però tutto chiuso, serrato. Infatti l'accesso alla chiesa è possibile? L'accesso è qua, questo sì. Qui. Niente. Il muso viene aperto qualche volta? La domenica. Quando c'è la messa, poi finito tutto. Ok, i tuoi clienti che dicono al bar di questa zona? Clienti, soprattutto turisti, vedono questo degrado, vogliono vedere la chiesa e è sempre chiusa, proprio mancanza di sensibilità insomma. Ecco, vi hanno chiesto quindi, ma come si fa per vedere quella chiesa? Sì. Che è successo? E io dico niente, la domenica. Poi un altro problema che abbiamo detto all'assessore Dringoli sono i lampioni, che sono tutti sporchi in cima, nel vetro, e non fanno più luce. Gliel'abbiamo detto 4-5 volte, ma niente. Poi dice sì, facciamo, e niente, tempo perso. Perde tempo lui a dire sì e tempo noi andare a dirglielo. Quindi non è arrivata nessuna risposta. Niente.